L'ospedale Manzoni di Lecco continua a lavorare senza sosta dopo un periodo veramente complicato e il periodo estivo. Ne parliamo con il dottor Pierfranco Ravizza, presidente Omceo, a cui chiediamo com'è la situazione Covid a Lecco a ottobre. Allora, Lecco fa parte del territorio nazionale e come si sente quotidianamente dai report televisivi, in tutto il territorio nazionale persiste una quota modesta, ma non nulla, non del tutto assente, di diffusione virale. Questo conferma quello che avevamo imparato bene nei primi mesi della pandemia, cioè che abbiamo a che fare con un virus insidioso e che si mantiene altamente contagioso e che non ha perso assolutamente forza di diffusione nella popolazione. Per fortuna stiamo parlando di una diffusione numericamente contenuta che anche se su scala nazionale raggiunge il valore di migliaia di positività al giorno, comunque si esprime comunque con un numero di malattie severe piuttosto contenuto, ampiamente diciamo, gestibile all'interno del nostro sistema sanitario, pur senza ricorrere a misure drastiche di contenimento o di gestione dei malati. Quindi potremmo dire che anche qui in ospedale si è in fase, diciamo, di attesa, sicuramente di attenzione, di filtro in reparti appositi di quelli che potrebbero essere appunto sospetti casi Covid-19, però la situazione non è ancora di uno stato di allerta totale, ci sembra di capire. Anche voi medici come state affrontando questa fase, questa seconda ondata, inizio di seconda ondata, quello che potrebbe essere l'inizio della seconda ondata da Covid-19? Beh, noi siamo consci fin dall'inizio che le epidemie non si estinguono né rapidamente né del tutto. Ho sempre detto fin dall'inizio che la fine di una pandemia è il trasformarsi in un'epidemia facilmente controllabile, ma che diventa tecnicamente endemia, cioè persistenza poco pericolosa o non più pericolosa del virus nel sottofondo sociale del nostro mondo, della nostra quotidianità. Detto questo, noi siamo pur consapevoli della gravità della malattia che stiamo fronteggiando, siamo in questo momento fiduciosi che il conoscerla, l'avere strumenti adeguati per individuarne la presenza e avere almeno una parte di strumenti ragionevolmente utili per contrastarla fin dall'inizio, ci consenta con i numeri attuali, stante la situazione attuale, di diciamo, padroneggiare il campo senza rischiare di avere situazioni catastrofiche come quelle iniziali. Quindi si può dire che anche voi conoscete molto meglio e sapete meglio come intervenire a questo punto. Beh, il nemico Covid al momento non rischia più di colpirci alle spalle di sorpresa, ma sappiamo che c'è e siamo con gli occhi ben aperti a cercarlo dovunque possa essere. E per certi versi anche i numeri così un po' preoccupanti di queste settimane sono il frutto di una ricerca a tappeto del virus anche in fasce di popolazione in cui non era neanche pensabile poterlo andare a cercare all'inizio dell'epidemia. In questo senso io dico che l'allerta deve continuare a rimanere massima, ma penso che possiamo continuare anche in questi giorni a guardare al futuro con un ragionevole, realistico ottimismo. Questo ovviamente deve assolutamente impedire a chiunque di pensare di poter abbassare la guardia. Non siamo ancora assolutamente in condizioni, se mai lo saremo, di abbassare la guardia.
Ecco, tra l'altro sono riapparse molte mascherine anche in giro per strada, questa è l'impressione, e adesso si parla molto di vaccino antinfluenzale. C'è qualche dubbio sugli approvvigionamenti proprio di questo vaccino, non conosciamo bene i numeri, sicuramente c'è un'indicazione che va a tutelare quelle che sono le fasce più a rischio. In particolare gli under 6 e gli over 60. Quanto è importante il vaccino antinfluenzale? Allora, il vaccino antinfluenzale è, come sempre stato, importante per ridurre il carico di malattia infettiva da virus influenzale nella popolazione. Quest'anno è ancora più importante perché meno persone avranno l'influenza semplice e meno persone rischieranno di entrare nel giro dei sospetti contagi virali Covid. Quindi verrà a limitarsi il carico di necessità diagnostica di approfondimento dei sospetti. Secondo luogo, sembrerebbe, anche se il condizionale è d'obbligo, che la protezione derivante dalla vaccinazione antinfluenzale possa dare una piccola protezione trasversale anche nei confronti del coronavirus, non fosse altro perché in qualche modo mette in allerta le difese immunitarie del soggetto in maniera che sono anche difese generiche, non sono tutte esclusivamente mirate al singolo germe, ma a volte sono, come dire, un pacchetto di capacità difensiva dell'organismo estremamente sofisticato e complesso. Quindi l'indicazione nostra, l'invito è sempre a farlo e ovviamente nelle fasce a rischio questo è assolutamente consigliabile. Nella popolazione generale a basso rischio non è detto che questo sia necessario e soprattutto, come sempre, poi si ha a che fare da una parte con la imprevedibilità dell'adesione delle persone a qualcosa che è consigliato ma non è comunque obbligatorio e dall'altro dal fatto che i vaccini non sono prodotti che si riescono a produrre e a reperire con grande facilità, per cui fatte le stime di necessità nel nostro tessuto sociale, poi potrà esserci anche magari qualche disallineamento temporaneo nella disponibilità. Chiaramente sarà importante vaccinare le fasce che sono più a rischio. Grazie mille al dottor Pierfranco Ravizza. Ringraziamo anche tutti lei e tutti i suoi colleghi per il lavoro, perché immagino non abbiate avuto molto tempo per riposarvi neanche nel periodo estivo. No, speriamo di averlo un giorno molto presto. Comunque sia, grazie a voi e tutti con la mascherina, mi raccomando. Grazie al dottor Pierfranco Ravizza, presidente ONCEO, e dall'ospedale Manzoni di Lecco. Per l'EcoFM è tutto.